Enza Bruno Bossio, onorevole, capogruppo del PD nella commissione d'inchiesta sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Le chiedo innanzitutto qual è il ruolo della politica oggi in questo contesto di fermento rispetto alla trasformazione digitale, tanto delle imprese quanto della pubblica amministrazione. Ma io credo che a livello, diciamo, di governo si sia dato un grosso impulso. Dal momento in cui si è fatto il piano per la strategia digitale, sia quello bull sia quello dei servizi, passando poi sostanzialmente attraverso anche l'istituzione, diciamo così, di questo commissariato straordinario e poi, diciamo, anche attraverso un ruolo sempre più forte dell'AGID. Naturalmente è un ruolo di governance, dovrebbe irrorarsi anche con un profondo mutamento della pubblica amministrazione a livello diffuso. Devo anche sottolineare il forte impulso sul piano delle imprese del piano Industria 4.0. Ancora non siamo forse a manifattura 4.0, ma sicuramente sulla manifattura 3.0 e quindi anche sull'acquisto attraverso i superammortamenti di, diciamo, robotica o qualcosa di simile stiamo procedendo. Quindi ci sono dei semi che sono stati gettati, che stanno procedendo verso gli obiettivi di Agenda 2020, anche se ancora i risultati per il 2016 ci vedono agli ultimi posti, però come sappiamo l'indicatore DESI ci dice pure che ci sono dei segnali di recupero abbastanza forti, soprattutto negli ultimi anni. Ecco, di che cosa vi state occupando precisamente all'interno della commissione d'inchiesta? Ma la commissione d'inchiesta nasce proprio per verificare lo stato d'attuazione del digitale nella pubblica amministrazione e provare a dare una mano se ci sono delle situazioni un po' inceppate. Una di queste è l'anagrafe unica, dove sappiamo che c'è stata ormai una conclusione dello sviluppo software, ma praticamente su oltre 8.000 comuni dove dovrebbe essere, diciamo, applicata o comunque assorbite queste anagrafi, finora solo su 3 comuni su oltre 8.000. Quindi c'è da fare tutto un lavoro soprattutto di diffusione sostanzialmente verso il servizio al cittadino, e devo dire che stiamo facendo un lavoro congiunto anche con Diego Piacentini, che ha preso questa questione dell'anagrafe come uno, diciamo, dei must su cui lavorare. Anzi, credo che il prossimo contratto fra Ministero e Sogei veda anche un ruolo tecnico di questo gruppo di Piacentini.